sappiamo che, date due funzioni f e g, la derivata della loro somma è la somma delle rispettive derivate. Consideriamo ora la funzione prodotto f per g. Sarà vero che la derivata del prodotto è il prodotto delle derivate? La risposta è no. Per convincersi basta fare un esempio. Prendiamo sia f che g uguali a x, quindi f per g è la funzione x alla seconda. La derivata di f per g è 2x, mentre la derivata di f e di g è 1, quindi il loro prodotto è uguale a 1. Chiaramente 2x e 1 sono due funzioni diverse, quindi non è vero che la derivata del prodotto è il prodotto delle derivate. Il legame tra la derivata del prodotto f per g e le derivate f' e g' dei due fattori è più complicato ed è fornito da questo teorema. Siano f e g due funzioni derivabili in x. Allora la funzione prodotto f per g è derivabile in x e la sua derivata vale f' per g più f per g', dove ciascuna funzione è valutata in x. Questa formula è nota come regola o formula di Leibniz. Vediamo un esempio. Prendiamo la funzione f di x uguale radice di x per e alla x, che ovviamente è il prodotto di due funzioni. Calcoliamo la sua derivata, f'. Usiamo la regola di Leibniz, che dice che la derivata di f è la somma di due pezzi. Il primo è la derivata della prima funzione per la seconda, più la prima funzione, radice di x, per la derivata della seconda, e alla x. Allora, occupiamoci di calcolare le derivate delle due funzioni elementari, radice di x ed e alla x. Osserviamo che radice di x si può scrivere come x alla 1 mezzo. Quindi si può scrivere come x alla r, dove r è uguale a 1 mezzo. Guardando la tabella delle derivate elementari, abbiamo che la derivata di x alla r è uguale a r volte x alla r meno 1. Nel nostro caso significa che la derivata di x alla 1 mezzo è uguale a 1 mezzo x alla 1 mezzo meno 1, cioè 1 mezzo x alla meno 1 mezzo, quindi 1 mezzo per 1 su radice di x. Ora occupiamoci della derivata di e alla x. Anche qui, guardando la tabella delle funzioni elementari, la derivata è e alla x stessa. Quindi, mettendo insieme i pezzi, possiamo concludere che la derivata f' è uguale a 1 fratto 2 radice di x per e alla x più radice di x per e alla x. Perché la formula di Leibniz è fatta in questo modo? Possiamo farci un'idea geometrica molto intuitiva della sua validità che ci aiuterà anche a ricordare meglio il modo in cui f e g si mischiano con f' e g' per determinare la derivata del prodotto f per g. Supponiamo che le due funzioni f e g siano entrambe positive e crescenti. Fissiamo x e consideriamo un rettangolo che ha lati di misura f di x e g di x. Allora il prodotto dei due numeri f di x per g di x rappresenta l'area di questo rettangolo. Ora incrementiamo x di una piccola quantità positiva, delta x, uguale ad h. E rappresentiamo f di x più h e g di x più h allungando i lati precedenti di una quantità pari a delta f e delta g. L'area del rettangolo più grande così ottenuto è il prodotto f di x più h per g di x più h. Siamo ora pronti a studiare la derivata della funzione prodotto di f e g che indichiamo con f grande. La derivata di f grande in x è il limite, per delta x che tende a 0, del rapporto incrementale di f grande in x quando il limite esiste.
Nella nostra costruzione delta x vale h, delta f grande è f grande di x più h meno f grande di x, dove f grande di x più h è l'area del rettangolo grande, mentre f grande di x è l'area del rettangolo di partenza. Quindi delta f grande è pari all'area dei tre rettangoli colorati. Il primo rettangolo ha area delta f per g di x, il secondo ha area f di x per delta g, e l'ultimo è delta f per delta g. Il rapporto incrementale di f grande, quindi, è questo. E può essere riscritto in termini dei rapporti incrementali di f e g in questo modo. La derivata f grande primo di x si ottiene passando al limite per delta x che tende a 0 nel rapporto incrementale. I rapporti incrementali di f e g tendono alle rispettive derivate, mentre delta g tende a 0, portando a 0 l'ultimo termine. Si ottiene così la derivata di f grande. Ricordando che f grande è il prodotto di f per g, si ottiene la formula di Leibniz.